Io sono tutti compagni rivali, attaccanti, difensori, centrocampisti, portieri, sono sempre rivali. L'importante è che diamo tutti il massimo e riusciamo a arrivare dove vogliamo arrivare. Io sono sempre diventato titolare, in qualsiasi squadra vada, quindi continuo sempre a dare il massimo e spero che ci vista riesca a fare le sue scelte come sta facendo in questo momento, sempre al meglio con tutti i compagni e riuscire ad arrivare a raggiungere dove vogliamo arrivare come detto prima. Io sogno sempre in grande, come tutti, quindi quello che c'hai adesso, io sempre sogno di voler avere sempre di più. E adesso quello che io ho, io sogno ancora di averne di più e continuo sempre a lavorare per avere di più. Terzino è un ruolo come tutte, perché in campo devi sempre correre. Sì, mi chiede di spingere molto di più, è quello che io cerco di fare. Sabato l'ho fatto di meno, quindi in altre partite c'è quello di Carlo. Sì, ho fatto un'illustrazione che è tutta costare caro, come hai detto tu, e adesso starò più attento, più concentrato e di non fare un errore del genere, perché è un errore che puoi farlo soltanto se non sei concentrato. E io in quel momento lì mi sono reso conto che non lo ero e ho fatto un errore del genere. Sì, non ci sei troppa sicurezza e abbiamo portato a fare quello che vuoi. Quindi la prossima volta. Io devo vivere in tutte le mie caratteristiche, sia tecnico, tattico, tutto, anche nella velocità che tu dici che io sono sul resto della squadra e devo migliorare ancora lì, quindi io cerco sempre di migliorare ogni giorno per giorno per essere ancora di più quello che sono adesso. Un corpo di correre ovunque, se basta che il mister mi chiama, io mi farò trovare pronto. Se lui mi mette in porta, mi mette in attacco, in centrocampo, sono andato centrale e sì, mi piacerebbe giocare. Quindi se lui mi mette centrale, terzino, è uguale. Non ho ancora parlato con lui, però penso che lui lo sa cos'è, quindi se lui mi mette lì, io lo farò. No, da ragazzino, quando ho iniziato all'inizio, facevo l'attaccante, poi mi ero spostato in difesa. No, secondo me non era paura, secondo me era che ci siamo rilassati troppo, quindi rilassandoci troppo, pensando di avere la partita sotto mano, comporta a sbagliare tante cose e soprattutto cose facili. Quindi adesso è lì, bisogna essere molto più concentrati, come ho detto prima, quindi cerchiamo di migliorare su questo aspetto. No, io ogni volta cerco sempre di rubare qualcosa dai miei compagni e io quest'anno che sono qua sto rubando tantissimo da Di Cesare, perché mi aiuta anche in tutti gli aspetti. Quando sbaglio l'allenamento, cose facili, mi si ride addosso, mi dice di essere sempre più concentrato, di fare bene le cose, perché posso sempre fare di più di quello che sto facendo in questo momento. Noi andremo lì per portare a casa i 3 punti, perché abbiamo un obiettivo. Andare in Serie A direttamente, quindi è quello che adesso vogliamo fare. Ogni partita, ogni settimana cerchiamo di dare il massimo per riuscire a portare a casa 3 punti. Ho guardato la partita loro la scorsa settimana, quindi cerchiamo di stare più attenti perché stanno facendo molto bene e noi faremo vedere che anche noi siamo lì, noi vogliamo andare in Serie A come loro vogliono fare anche noi. Io sono rimasto in contatto con diversi compagni, però quello con mi sento spesso e ci sentiamo spesso, parliamo, ci diamo consigli e cerchiamo sempre di aiutarci quando siamo tristi, quando non lo siamo, per aiutarci sul morale. Il mio sogno in questo momento è di far titolare qua a Bari e poi si vedrà quello che succede. No, io in questo momento non ho bisogno di niente, noi siamo un gruppo forte e continueremo sempre a esserlo per riuscire a raggiungere gli obiettivi, perché io quello che stai dicendo tu, io non ho visto niente e in spogliatoio non è arrivato nessuna voce di questo. Noi adesso stiamo cercando di continuare a fare questo gruppo che abbiamo creato dall'inizio dell'anno e riuscire a portarlo avanti. E Camarà in questo momento non trova spazio perché è arrivato qua che era un piccolo infortunio, un piccolo grande infortunio, diciamo. E adesso si è ripreso, quindi piano piano anche lui riesce a trovare spazio perché si sta allenando bene, si sta impegnando e io penso che presto troverà spazio.
riuscire a dimostrare questo qua. E secondo me perché non è, probabilmente non è sereno lui stesso, quindi se tu non sei sereno fai anche fatica in qualsiasi squadra tu vada. Riusciremo a renderlo più sereno per riuscire a dimostrare quello che vale anche lui. Può anche essere su questo, perché come ha detto il signore prima, un ragazzo giovane ha bisogno di giocare, quindi se tu gli dai piccoli spazi, anche lui vorrebbe un po' di più. Quindi io spero che riesca a trovare questo spazio, perché si sta allenando molto bene e quindi il suo momento. Io su questo punto di vista non posso dire niente, perché nei miei confronti non ho mai avuto una cosa del genere. Ho sentito diverse volte, però probabilmente anche questa cosa qua viene perché quella persona fa qualcosa di male. Quindi se tu non sbagli niente, come può succedere una cosa del genere? Quindi penso che c'è una cosa... Io in qualsiasi città in cui sono andato non ho mai avuto questi problemi qua, quindi... E quello che penso a tutti, ci vuole una Serie A, quindi è quello che noi ci impegneremo per riuscire a portare questa grande squadra su.